questo insegnamento ha due parti, e cioè la prima parte che il processo di guarigione che avviene in noi ad opera dello Spirito Santo, una volta che noi siamo immersi nel Giordano in Cristo, con la collaborazione di Maria, nostra madre, vedremo il perché, che con la nostra collaborazione, perché siamo esseri intelligenti, dotati di libertà e dobbiamo favorire l'opera di Dio. La seconda parte invece guardiamo dall'esterno il ministero di guarigione, come va compiuto, perché l'opera dello Spirito sia facilitata e perché tutto il popolo di Dio possa giovarsi di un corretto ministero di guarigione. Prima parte, il processo di guarigione. Prima vorrei però Maccabei. Capitolo 1, 23. Beh, poi lo vedremo dopo. Prima parte, vorrei che avessimo davanti agli occhi i testi base. I testi base che vorrei che fossero scritti qui, oppure ognuno se li scriva per conto proprio, sono Romani 8, 29. Efesini 4, 22, 24 e 29, 32. Poi Colossesi, capitolo 3, 5, 11, punto virgola, 12, 17. Poi Giovanni 15, 4, 9. Poi Filippesi 2, 5, 11. Ci saranno altri testi. Comunque questi testi base bisogna avere sempre davanti per comprendere il discorso. E cominciamo con il progetto di Dio al nostro riguardo, enunciato proprio dall'Apostolo nella lettera ai Romani, capitolo 8, quando ci dice che questa è la volontà di Dio, di rendere conformi noi a Cristo Gesù. Per cui abbiamo l'icona, l'immagine perfetta di Dio. Noi siamo stati creati all'immagine e somiglianza di Dio. L'uomo vero, l'uomo perfetto è Cristo Gesù. Noi, secondo il progetto del Padre, dobbiamo essere icone di Cristo Gesù. E qui c'è la legge della conformità, perché il Padre riconosce un solo Figlio e perché ha messo un DNA per tutti. Ed è lo Spirito Santo, DNA, che deve formare l'uomo nuovo, noi, in conformità a Cristo Gesù. Cristo Gesù che fu concepito di Spirito Santo in Maria, nostra madre. Questo è il progetto di Dio. Questo progetto deve essere attuato. Sappiamo che il peccato ha rovinato l'uomo e a poco lo ha reso difforme dall'uomo
Cristo Gesù, l'uomo vero. E cammin facendo, quest'uomo vecchio si è caricato di lebbre, di storture, nella mente, nella volontà, nel cuore, nei sensi, nel corpo. Per cui abbiamo le conseguenze del peccato, nell'oscurità della mente, nella debolezza della volontà, inclinata ai vizi, al male, nel cuore facilmente inquinato nella sua affettività, nei sensi che portiamo nella carne e che sono facilmente accessibili dal male che ci circonda, e nel corpo stesso, che è un corpo di morte e deve diventare un corpo di vita. Ecco allora all'opera lo Spirito Santo, l'opera santificatrice dello Spirito. Ma noi non vogliamo dilungarci, vogliamo restare nel tema che è il Giordano, Cristo Gesù. E dobbiamo immergersi allora nel fiume Giordano. E lo Spirito Santo che ha santificato le acque del Giordano, e una volta che noi siamo immersi nel Giordano, lo Spirito Santo si mette all'opera. Sempre con l'aiuto invisibile di Maria, perché il nuovo uomo Cristo fu formato dallo Spirito con Maria. È Maria che favorisce l'opera dello Spirito. Però, siccome noi siamo esseri intelligenti, liberi, ci vuole anche la nostra collaborazione. Ecco perché nell'opera di purificazione della lebbra e di santificazione abbiamo questi tre agenti, sempre in Cristo Gesù, lo Spirito Santo, la Madonna e noi. Che cosa deve avvenire? Un'attività di distruzione e un'attività di costruzione. Distruggere l'uomo vecchio, meglio spogliare l'uomo, perché l'uomo è sempre le opere di Dio, dai rivestimenti che non gli appartengono, dalle lebbre che invadono tutto il suo essere, e questa opera di distruzione avviene mediante lo Spirito e la collaborazione dell'uomo e la purificazione. E l'opera di costruzione, lo Spirito Santo costruisce l'uomo nuovo man mano che viene distrutto l'uomo vecchio. Tutta questa attività la ritroviamo nei testi base che vi abbiamo indicato, gli Efesini 4 e i Colossesi 3, che potete leggere, dove l'Apostolo ci dice che bisogna distruggere l'uomo vecchio, fatto di corruzione, e bisogna rivestire l'uomo nuovo secondo giustizia e verità. E quella parte di Colossesi che ci dice, come dice l'Apostolo, mortificate in voi quello che è vecchio, c'è tutta un'enumerazione di ciò che dobbiamo mortificare su tutte le sette lebbre, e poi rivestitevi dell'uomo nuovo, e abbiamo tutte le virtù di Cristo, tutta la bontà, la bellezza di Cristo che fa rifulgere l'uomo nuovo. Io mi dispenso per brevità dal leggere tutti questi testi, li suppongo e li ho citato perché ognuno di voi si rapporti a questi testi che sono testi base. Qui incomincia l'opera di sostituzione
e di trasformazione dopo l'opera di demolizione. Guardate cosa avviene. Io nel mio gabinetto di La Noce geologico ho tanti pezzi di legno xiloide oppure di legno pietrificato. Ho una bella radice di ulivo del Sahara di milioni e milioni di anni fa, quando il Sahara era un giardino, che è pietrificato. Questo tronco, molto bello, conserva tutte le caratteristiche del tronco di olivo, però non è più carbonio, olivo, non è più legno, è pietra, è ossido di silicio. Ossia le molecole del carbonio sono state sostituite lentamente dall'ossido di silicio, per cui quelle che prima era legno, pur conservando la forma di legno, è diventata pietra, è diventata ossido di silicio, è diventato un bergastro che è dedicato e utilissimo, una pietra preziosa. Di simili esempi ne troviamo in natura, abbiamo degli animali veritizzati, ferite diventano ferite, e così un fenomeno che avviene in natura, come avviene pure un fenomeno nei laboratori di chimica, quando studiavo chimica e insegnavo chimica, ancora prima. E allora facevamo le reazioni nel solfato del ramo, dove diluito nell'acqua si metteva dell'animatura di ferro, e siccome le valenze del ferro sono superiori a quelle del rame, succedeva che lo zolfo lasciava il rame e aderiva al ferro e si formava così un sale di ferro. E così una cosa simile, sono esempi in natura che ci servono a comprendere meglio questa opera spirituale che fa lo spirito quando crea in noi l'uomo nuovo, prendendo da Cristo e sviluppando il DNA di Cristo messo dentro di noi. Quest'opera attacca tutto l'uomo, attacca innanzitutto la mente. E coloro che nel Giordano c'è Gesù, che è luce. Cristo comincia a illuminarci con la sua luce. Si fa vedere il vecchio uomo e si fa vedere il nuovo uomo. E la luce che mette a nudo il nostro peccato, mette a nudo la nostra lebbra, tutte le nostre lebbre, per cui abbiamo un'azione di conoscenza. Conosciamo e riconosciamo la nostra lebbra, perché la luce di Cristo ci investe e noi nella luce di Cristo conosciamo quello che siamo, ma anche quello che dovremmo essere. Perché Cristo si para davanti a noi come modello di santità. Quello che sei, quello che dovresti essere e che sarai se tu ti affiderai all'opera del mio Spirito. La prima operazione avviene dentro di noi, nella mente, perché lo Spirito ci unge, l'unzione dello Spirito. Ricordate i testi, il testo giovanneo, capitolo secondo della prima lettera, 27, secondo capitolo, è un testo paolino, per 3 Corinti, dove si dice: voi avete l'unzione di Cristo.
cioè lo Spirito Santo ci unge, ungendoci immette in noi il pensiero di Cristo, il modo di vedere di Cristo, il modo di giudicare di Cristo, per cui viene sgretolato in noi il modo di vedere carnale, il modo di vedere mondano. Proprio nella seconda lettera, nel secondo capitolo, nella prima lettera ai Corinzi, abbiamo questa unzione dello Spirito che ci dà il giudizio di Cristo. Noi vediamo con gli occhi di Cristo, noi abbiamo il pensiero di Cristo. Proprio una bella esclamazione che fa Paolo, versetto 16, nel secondo capitolo nella prima lettera ai Corinzi, quando grida: noi abbiamo il pensiero di Cristo. Noi giudichiamo senza essere giudicati, perché vediamo con gli occhi di Cristo la realtà terrena, vediamo tutto con l'occhio di Cristo. È avvenuta la purificazione della mente. Una prima lepra di Serena, e soprattutto la lepra della superbia, la lepra dell'avarizia viene attaccata. Vediamo il valore delle cose, il valore delle cose che non è nel denaro, il valore dell'uomo che non è nel successo, il valore dell'uomo che non è nel sesso. Per cui cominciamo a guardare i valori diversamente e guardiamo con gli occhi di Cristo i veri valori e comincia così a costruirsi noi l'uomo nuovo, con questa prima regola che viene sgretolata. Lo Spirito Santo attacca poi la volontà. La volontà che nella superbia vuole affermare se stesso. Qui Gesù interviene, la volontà di Cristo è la volontà del Padre. Neanche la volontà di Cristo uomo, ma la volontà del Padre. Quando io sono venuto in questo mondo, ho detto: Padre, sono venuto per fare la tua volontà. Per questo tu mi hai forato le orecchie, perché ascolti la tua parola. Perché il primo peccato dell'uomo fu quando si chiuse le orecchie alla volontà di Dio e si mise fuori dall'ascolto, questo, mettersi fuori dall'ascolto, l'obbedienza. La disobbedienza ha questo, però, questo termine greco, fuori dall'ascolto, oltre l'ascolto. Mentre l'obbedienza è l'ascolto, in ascolto, fuori dall'ascolto e in ascolto. E allora matura in noi questa idea di essere nella volontà di Dio, di sposare la volontà di Dio. Ed è per questo che dobbiamo perciò immergerci in Cristo. Ecco, allora il primo testo importante, base, è l'immersione in Cristo Gesù. Nel capitolo 15 di Giovanni, Gesù ci dice: rimanete in me, rimanete in me. Questo rimanere lui, lo ripete tre volte, rimanete in me, rimanete in me. È l'immersione nel Giordano, sette volte, numero sette indica una continuità, spesso. Qui è Gesù va oltre, non immergete tante e tante volte in me, ma rimanete in me per assorbire da me, perché senza di me non potete fare nulla. È la mia operazione, l'operazione del mio spirito che vale, da voi non potete fare nulla, non potete costruire, e qui la superbia viene tagliata fuori. Un altro testo in cui la superbia viene tagliata fuori è il testo ai Filippesi, quando ci si dice: abbiate in voi gli stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù. Ecco, la sostituzione dei nostri sentimenti con i sentimenti di Cristo Gesù. E cioè la sostituzione del carbonio con l'ossido di silicio, per essere duri in Cristo Gesù, il quale, pur essendo di natura divina, non stimò un privilegio di farsi uguale a Dio, non migliorò se stesso. Ecco la kenosis di Cristo,
che basilare per noi l'umiltà, che è il fondamento del nuovo uomo, perché l'umiltà è la conoscenza della verità. Cristo luce diventa Cristo verità. In Cristo verità noi conosciamo il tutto di Dio e il nulla di noi, come Maria. Maria è la più umile di tutte le creature perché è nella verità, perché il peccato non l'ha toccata, ed era nella verità, era alla radice dell'essere, che è dentro di noi, Dio è dentro di noi, alla radice profonda dentro di noi, non è nell'anima, cioè è dentro di noi. E allora la Madonna era alla radice dell'essere, che conosceva se stessa, ha guardato l'umiltà della sua serva, la nullità della sua serva. Per questo tutte le generazioni chiameranno beata, come di Cristo. Per questo Dio l'ha esaltato e gli ha dato un nome al di sopra di ogni altro nome. L'esaltazione dell'uomo avviene nell'umiliazione, nell'unione a Cristo, umile e obbediente, noi veniamo esaltati come figli di Dio. La lepra dell'orgoglio, della pericia cade e il vero uomo, Cristo Gesù, si afferma in noi perché diventiamo gloria di Dio, manifestiamo Dio dentro di noi, per avere la nostra grandezza, l'essere come Dio, e si manifesta appunto quando ci immergiamo in Cristo, ci rivestiamo dell'obbedienza di Cristo, dell'umiltà di Cristo e compariamo come Cristo, allora diventiamo gloria di Dio. Lo Spirito Santo attacca il cuore. Dopo aver attaccato la volontà con l'opzione fondamentale, cioè mettendoci la volontà di Cristo dentro, perché sia la volontà di Dio a dominare noi, non la nostra volontà, che così la superbia viene tagliata, l'avarizia viene tagliata, la lussuria viene tagliata, perché è ricerca di noi, ecco che è il cuore che viene invaso dallo Spirito. Così diceva Gesù, venite a me voi tutti, faticati e stanchi. Imparate da me che sono mite ed umili di cuore. Mite ed umile, la mitezza, l'ira. L'ira viene stroncata dalla mitezza. Beati miti di cuore perché possederanno la terra. Qui entriamo nelle beatitudini. Le beatitudini sono l'icona di Cristo, l'icona del nuovo uomo, dell'uomo del regno di Dio, il regno di cielo. Cristo povero, Cristo mite, Cristo puro, Cristo pacificatore, Cristo misericordioso. Ecco, Cristo icona a cui noi dobbiamo rassomigliare. Lo Spirito così ci fa conformi a Cristo e incomincia a creare in noi la beatitudine celeste, perché saranno beati nel regno di cielo. Incomincia ad avere beatitudine dentro di noi, le basi della beatitudine, che poi sarà completa nel regno di cielo, nell'ultimo stadio, nel regno di cielo, perché il regno di cielo già incomincia su questa terra e Cristo l'ha inaugurato in sé. L'avarizia, la povertà di Cristo. L'avarizia, come abbiamo detto, è il prigione dei vizi. L'avarizia nel senso più largo, che nel caso più, diciamo, più intimo, è nell'attaccamento al denaro, contro cui Cristo si scaglia, perché è il Dio di questo mondo. Non può servire Dio chi serve Mammona, per cui tutto ciò che è negativo Cristo lo concentra nel denaro, tutto è negativo, non è soltanto il denaro, ma il denaro è l'emblema del contro Dio, perché il tesoro è qui, non è più Dio. Il tesoro è la materia, il tesoro sulla terra non è nel cielo, è la carnalità e la materialità che l'uomo prende per sé e dimentica di essere spirito e di elevarsi al cielo. E non c'è niente di più attanagliante l'uomo e di più avvilente l'uomo quanto la materia, il denaro. Nel denaro l'uomo si congiunge alla materia.
Ecco perché Gesù sceglie la povertà. Nasce povero, vive più povero, disse per ventura, e muore poverissimamente. Pauper, pauperio, pauperna. Dunque, povero, più povero, poverissimamente. Sospeso tra cielo e terra, nudo. Non poggi i piedi sulla terra. È nudo, sospeso. Povero. Vuole sua madre povera. Vuole gli apostoli poveri. Chi vuol venire dietro a me, cosa dice? Prima di venire se stesso, la più grande ricchezza, siamo noi. Ma poi, venga tutti i fedeli e dia ai poveri non ai parenti, serve un affetto, e dia ai poveri, poi viene, venga e mi segua, dopo però, dopo, venga, mi segua. E l'apostolato è fatto nell'estrema povertà. Non portate nulla, niente. Né bisacce per il pane, e neanche due tuniche, una per cambiare, una sola tunica. In un testo dice neanche sandali, ma in un altro testo dice sandali. Senza bastone, manco bastone, in un altro testo dice bastone. Comunque, un bastone, una veste, sandali, pane niente, denaro niente. Ecco come cammina l'apostolo. E nei primi tempi si stava tanto alla povertà. Quando un vescovo deve essere ordinato vescovo, si faceva povero. Lo ricordate l'altra volta, i gesti di San Paolino da Nola, ricchissimo, aveva mezza Italia, senatore romano. Doveva essere vescovo, si dice mani e capelli, come faccio? Non posso essere ordinato, ricco come sono. In pochi giorni, vendetti mezza Italia, tutti i suoi veri, i poveri, si stavò sua moglie Tarasia in un monastero, e fu ordinato quando non è più nulla. Non ridisco che non deve stare più fuori. Non detto niente, non detto niente. Quando Santa Lucia ebbe nella visione al capocchio di Sant'Agata, ebbe la rivelazione che sarebbe morta presto, martirizzata nella persecuzione di Decio, l'ultima persecuzione, e allora si premurò a vendere, perché era molto ricca, a vendere tutto quello che aveva, e che non poteva presentarsi a Cristo povero, se non povero, perché Cristo non l'avrebbe accettato. Ecco il senso. I primi cristiani. Tutto questo non c'è più da noi. Noi parliamo soltanto di distacco, è una cosa buona, perché è essenziale. Però il distacco si alimenta effettivamente quando ci si distacca materialmente dalle cose. Comunque qui parliamo del distacco della ricchezza, l'avarizia. Cristo con la povertà corregge la nostra avarizia. Cristo è povero, ha tutto se stesso. Perché ha tutto se stesso? Non gli resta nulla di sé. Diede il suo corpo totalmente a noi. E nell'Eucaristia perpetua la sua povertà. Nulla ha di sé. Si consuma in noi. Non resta nulla di lui. Ecco, la povertà condotta agli estremi limiti. E insegnamento per noi il distacco delle cose. E il darsi agli altri, perché l'attuazione dell'amore è la povertà. La povertà è amore, dono, dono completo di noi. Il vero grande povero è il padre, che dà tutto al figlio, ed è tutto nel figlio. Il vero povero è il figlio, che dà tutto se stesso. Il vero povero è lo spirito che si annienta, perde il volto, non ha volto lo spirito, è a servizio del figlio per la gloria del padre. E la Madonna per questo è povera, poverissima, appunto perché
è la santa che riflette la santità di Dio. E così si dica di tutte le altre lepre. E cosa avviene allora? Avviene in noi questa distruzione dell'uomo vecchio, che si corrompe. Le lepre si sradicano continuamente, con la nostra immersione in Cristo, ad opera dello Spirito. Nel medesimo tempo viene costruito l'uomo nuovo, dove abbiamo un'attività di distruzione e un'attività di costruzione dell'uomo nuovo. Questo uomo nuovo lo troviamo pure nei testi citati, nei vestiti di Cristo. Sono tutte le virtù di Cristo per ricondurre in noi. Sono tutte i frutti dello Spirito, per cui l'uomo nuovo è l'uomo dall'amore, è l'uomo dalla gioia, è l'uomo dalla pace, è l'uomo della relazione con Dio, della relazione con Dio, perché il frutto spirituale sono come una casa, il tetto, le mura e la base. E allora il tetto è formato da queste tre asse, amore, gioia, pace. Poi i laterali, che sono la fedeltà, tutto relazione con il prossimo, fedeli, benevoli, pazienti, poi la base, il dominio di noi stessi, la piattaforma, il dominio di noi. E si crea così l'uomo nuovo, e allora che lo Spirito scende nel cuore e muta il cuore dell'uomo. Ricordate quella bella immagine che troviamo nel capitolo decimo della prima lettera del primo libro di Samuele, quando Samuele versa l'olio sul capo di Saul e gli dice: sarai mutato in un altro uomo. E allora Saul voltò le spalle, se ne andò a Rama, e Saul si trovò col cuore nuovo, un cuore nuovo, un cuore nuovo. Diceva Davide, dammi un cuore nuovo, Signore, un cuore nuovo. Però il cuore è molto esposto a contrarre lebbra, per cui bisogna rimanere in immersione in Cristo, per avere sempre il cuore nuovo. Ma anche i sensi vengono attaccati dallo Spirito, con l'immersione, i cinque sensi spirituali. Noi non abbiamo il tempo di farlo, la guarigione della memoria, opera dello Spirito. Noi abbiamo una memoria mnemonica, ma abbiamo anche una memoria narrativa. Nella nostra memoria ci sono le memorie ossettive, le memorie degli occhi, le memorie delle parole ascoltate, del gusto, dei piaceri, tutto quello che noi abbiamo provato, ecco che è immagazzinato in noi, e di queste memorie che lo Spirito ci libera, ed è un'opera dura a liberarci dalla memoria visiva, dalla memoria uditiva, dalla memoria olfattiva, dalla memoria gustativa, dalla memoria tattile. E ne parleremo, se capitare, quando parliamo della guarigione della memoria. Se non è la guarigione dei ricordi, è diversa. Ed è più difficile la guarigione della memoria della guarigione dei ricordi. Comunque è lo Spirito. È lo Spirito che mette nuovi gusti, nuovi modi di vedere, nuovi modi di sentire, sviluppando i sensi spirituali che sono dentro di noi. E così anche il corpo viene toccato. Abbiamo un modellamento del corpo che viene spiritualizzato. Tutto ciò che c'è di carnale non abita più in noi, viene spiritualizzato il nostro corpo. Finché, anche quando siamo qui sulla terra, l'ultimo tocco lo Spirito lo darà quando l'alimentazione e secondo il corpo di Cristo ne saremo risuscitati, perché il corpo spirituale lo portiamo già dentro di noi. E allora questo corpo spirituale
sarà messo in evidenza quando lo Spirito Santo, che ha risuscitato il corpo di Cristo, risusciterà i nostri corpi mortali. Ma nel frattempo ci vincerà col corpo spirituale di Cristo attraverso l'Eucaristia. Adesso andiamo alla pratica, come avviene tutto questo? Tutto questo avviene nell'immersione in Cristo Gesù, ad opera dello Spirito, ad opera dello Spirito. In pratica come avviene questa demolizione e ricostruzione? Attraverso i due grandi sacramenti. L'opera della distruzione avviene attraverso la confessione. L'uomo vecchio viene grattato, viene svestito, non ci confessiamo bene. Perché così diciamo al confessore, una piccola cosetta, ma non andiamo dentro. Manca sì, la confessione vera, nella direzione spirituale, a che punto è la tua superbia, a che punto è la tua lussuria, a che punto è la tua avarizia, la tua ira, perché è dentro di noi, poi si manifesta in opere, ma come abito dentro di noi, e bisogna noi che ci liberiamo dall'abito della superbia, dall'abito della lussuria, dall'abito sia combattendo le nostre tendenze cattive, le 12 intenzioni cattive di cui parla Gesù, capitolo 7 di Marco, è un'opera incessante dello Spirito. Questa è l'immersione in Cristo, rimanendo in Cristo. Cristo opera in noi in quattro maniere, sempre attraverso il suo Spirito, perché, come dice l'Apostolo ai Tessalonicesi, seconda lettera, Tessalonicesi 2:13, si parla dell'opera santificatrice dello Spirito, che ci fa santi per lo Spirito. E allora, ecco, i due sacramenti sono di capitale importanza nell'opera di distruzione. La comunione ricostruisce l'uomo nuovo, mettendoci a contatto con Cristo, crea in noi il corpo immolato di Cristo. Questo è il mio corpo. Il corpo del fedele è il corpo di Cristo, il vestito delle virtù di Cristo. Diventiamo il corpo di Cristo, diceva Sant'Agostino, sumus quod sumimus. Diventiamo quello che siamo, quello che sumiamo. Questo è il tema della comunione. La quale comunione ha tre stadi: lo stadio della semplice unione, poi della comunione, poi della trasformazione. Finché la comunione non ci trasforma, ancora non ha esercitato tutto il suo giusto dentro di noi. La comunione deve essere trasformante, deve trasformarci in Cristo. La confessione deve sradicare in noi l'uomo vecchio, deve scorticare l'uomo vecchio da noi, è Cristo che ci scortica lentamente, e nella comunione ci si veste dell'uomo nuovo. Attraverso questi due sacramenti che avvengono nell'immersione in Cristo, viene distrutto l'uomo vecchio e viene edificato l'uomo nuovo. Veniamo bondati dalla lepra e veniamo rivestiti dell'uomo nuovo, Cristo Gesù. Gli altri mezzi sono la preghiera. Nella preghiera Cristo è presente. Cristo prega in noi. E poi c'è la parola di Dio. La parola di Dio crea, è creatrice in noi. La parola che ha creato i cieli crea in noi l'uomo nuovo. Crea l'uomo. Per cui nutrice della parola creatrice e far sì che questa parola ci crea è importantissimo. Preghiera e parola di Dio, lo accenno appena, sono i quattro modi in cui noi possiamo rivestirci di Cristo, liberarci dalla lepra, perché la parola mette a nudo tutte le lepre che noi abbiamo, la preghiera ci aiuta a sretolarci di tutte le lepre e a rivestirci dell'uomo nuovo, di Cristo Gesù. Per cui noi pensiamo come Gesù, vogliamo come Gesù, operiamo come Gesù, ci riportiamo come Gesù, abbiamo il corpo di Gesù che diventa traumaturgico il nostro corpo.
e ci prepariamo alla futura resurrezione. Ecco come avviene la guarigione interiore. Io non mi dilungo perché c'è la seconda parte. Adesso è fatto un canto perché dobbiamo passare alla seconda parte. Un bel canto, perché questo è come noi siamo guariti, come Cristo ci guarisce nel Giordano, ci guarisce dentro di sé, innestando in noi se stesso mediante lo Spirito Santo, nel essere copia conforme di Cristo secondo il disegno del Padre. In questa seconda parte, che sarà più breve, noi abbiamo il ministero di guarigione, perché Cristo ci guarisce qui nella Chiesa. Abbiamo visto l'aspetto personale della guarigione, come noi personalmente guariamo con l'azione di Cristo, immersi in Cristo, ad opera dello Spirito, di Maria, perché Maria è la collaboratrice della grazia, colei che ha formato il Cristo nel suo grembo, e lei che nella Chiesa, collaborando con lo Spirito, opera la nostra santificazione. Tutto questo che abbiamo detto è in chiave personale, adesso in chiave ministeriale. Vediamo un po' dall'esterno questo processo di guarigione e come noi possiamo favorire l'azione dello Spirito mediante il nostro ministero. In tutti i nostri gruppi abbiamo il ministero di guarigione, che esercitiamo a nome di Cristo e della Chiesa. Abbiamo un Eliseo che si mette all'opera. Guardate la figura di Eliseo, è l'operatore di guarigione, è il ministro di guarigione. Non è lui che opera, lui soltanto indica: Giordano, vai a Giordano. È il Giordano che contiene il segreto della tua guarigione, è un indicatore, attenti a questo. Eliseo non va davanti al malato, impone le mani come voleva Naaman. Io pensavo che venisse incontro, invocasse il nome del suo Dio, toccasse la parte e io così, da leproso, diventassi sano. Si aspettava questo? Tanti di noi possono operare come avrebbe voluto Naaman. Non siamo noi a guarire, ma noi siamo collaboratori di Cristo e dobbiamo indicare il Giordano. È Cristo che ti guarisce, è nell'immersione nel Giordano che tu sarai guarito. Non è la mia azione che ti guarisce, non è il mio ministero che ti guarisce, è Cristo che ti guarisce. Questo è il primo punto base di chi vuole esercitare correttamente il ministero di guarigione. I re di Francia avevano, perdono di Dio, il carisma della guarigione di alcune malattie. Toccavano i soldati e guarivano. Però la formula era questa: il re ti tocca, Dio ti guarisce. E guarivano. Era un dono regale. Guarivo da una malattia della scrofola, contratto durante le battaglie, le cose, allora. Ora, è sempre Dio che guarisce, non dobbiamo mai dimenticare questo. Per cui indicare sempre il Giordano e consentire al malato di immergersi nel Giordano, dove troverà Cristo che lo scortica dalla lebbra attraverso la confessione e lo nutre, lo ricostruisce attraverso la comunione, i sacramenti. Non c'è migliore guarigione di quella che noi otteniamo da Dio
mediante il sacramento della confessione. Quando è fatta bene, la confessione guarisce da tutte le malattie, spirituali, psicologiche e fisiche. Per cui quello che dovremmo dire è va a confessare. Confessati bene, ma bisogna confessare 7 volte. Vai a confessarti, fai 1 mese di confessione, senza scrupolo, ma esami te stesso, immergiti in Cristo, chiedi a Cristo di liberarti e vedrai un grande miglioramento nella tua salute spirituale e fisica. Nutriti della comunione, nutriti di Cristo, e così tanta lepra ce ne va. La nutrizione di Cristo rafforza l'uomo interiore, per cui indicare la via dei sacramenti, indicare il Giordano, poi immergiti nella parola di Dio, immergiti nella preghiera, dobbiamo in pratica additare Gesù nel Giordano, consentire al malato di immergersi in Gesù, avere fede in Gesù, senza fede non si fa niente, e poi confessione, comunione, preghiera, parola di Dio. E allora noi possiamo avviare la persona verso la guarigione. E possiamo associarci a Cristo in quest'opera, allo Spirito, e come possiamo associare? Pregando insieme con l'ammalato, insieme con l'ammalato, non tanto sull'ammalato, quanto con l'ammalato, facendo ascoltare la parola di Dio con la profezia, con la lettura, dando delle indicazioni. La nostra parola è parola di Dio, soprattutto quando viene attinta dalle scritture, per cui aiutiamo in questa maniera l'ammalato, perché nella parola è Cristo che scende dall'ammalato, nella preghiera è Cristo che prende in sé l'ammalato, per cui noi possiamo favorire, facendolo confessare, dando la comunione, pregando con l'ammalato e indicando all'ammalato la parola di Dio, dando la parola di Dio. Questo è il nostro ministero. Torniamo a 2 figure. La figura della serva e la figura di Gezi, oppure Gecazi, o Gecazi, come volete dire, o Gecazi, non sappiamo qual è la vera pronuncia. La Vulgata traduce Gezi, invece in nuove testi recepiti c'è Gecazi, Gecazi, oppure Gecazi, non sappiamo, comunque. E allora, 2 figure, la figura dell'informatrice, la quale non riceve nessun compenso per questa informazione, ed è una figura preziosa, perché indica dove deve andare, non andare di qua, non andare di là, ma vai dall'uomo di Dio. Sono le preziose informatrici nostre, che non indicano altre strade, perché spesso indichiamo altre strade o altri individui. Vai da quel che ha forti carismi, vai da quell'altro che ti pone le mani, già ti senti guarito, vai da quello. Indichiamo Eliseo, o meglio indichiamo Eliseo, Eliseo indicherà il Giordano per la città. Per cui le informazioni a te, attrice, questa è una buona informatrice, che sapeva a chi indirizzare l'ammalato e non riceve nessuna ricompensa. Non si legge che Naaman abbia dato una ricompensa a questa serva, che fu la causa, diciamo, nella sua guarigione. Se non ci fosse trovata questa serva, Naaman sarebbe ancora là, ammalato, lebbra. Per cui non c'è nessuna ricompensa per le informazioni, perché ci sono di quelli quali informano o conducono persone e vogliono la loro parcella, la loro ricompensa. È peccato questo, e cominciare ad essere leprosi. Andiamo piuttosto all'altro mascalzoncino, a Gecazi,
Regazzi, il quale, quando vide Eliseo che davanti a quel ben di Dio disse: non voglio nulla, ma è pazzo. 10 cammelli carichi di ogni ben di Dio, talenti d'argento, un talento e 35 giri d'argento, 34.500 sono per le vendere, 35 giri d'argento. Per cui portò 10, mi richiama, 150 kg di argento, e l'argento a quei tempi valeva più di oro, nei confronti dell'oro era la ventesima parte di un oro, dell'oro, cioè una moneta, per fare una moneta d'oro ce ne volevano 20 di argento, una moneta d'oro oggi perlomeno ce ne vogliono 50-60 monete di argento, fatta la proporzione. Comunque, 350 kg di argento, 10 vestiti, vestiti non è quello di oggi, che se va, si stacca un vestito, ci sono le stoffe, no? Ogni vestito costava, perché si tesseva a mano, si tingeva a mano, per cui il vestito costava, 10 vestiti. E poi ogni altro ben di Dio, 10 cammelli. Quando quel servo dice quel ben di Dio, ma che pazzo, proprio pazzo, davanti a questo ben di Dio dice: non voglio niente, ma è qualche cosa. Però, se mangio la castagna, aspetta, ci penso io. E quando furono partiti, allora disse: adesso ci penso io, con suo asinello, corre, e raggiunge la carovana. Sono venuti due dal mondo di Efraim, e Eliseo non sa come fare, che almeno dia qualche cosa, almeno un talento, almeno sì, un vestito, almeno questo, un vestito. E poi dice: subito. Allora caricò due, questo seguito, caricò un cammello, non è un asino, era un asino, con due talenti e due vestite, il doppio di quanto aveva chiesto. E così Gehazi, insieme con i due portatori, arrivò a casa, non da Eliseo, ma a casa sua. E li nascose. Poi quelli partirono, ritornarono al proprio padrone, e lui, quattro, si presenta ad Eliseo: dove sei stato? Un po' di aria. Il mio spirito ti ha visto, tu sei andato dietro, e allora senti quello che ti dico: la lepra di Naaman cade su di te e su tutti i tuoi discendenti. E all'istante Gehazi si trovò bianco, tutto lebroso, e trasmise ai suoi discendenti la lebbra. Ecco il castigo di chi si appropria del denaro che non gli è dovuto. Gesù aveva detto: gratis avete ricevuto, gratis date. Quando manda gli apostoli, li manda, però vieta che percepiscono denaro dall'opera di postulato, delle guarigioni, delle liberazioni, di altro. Su questo io vorrei così esortare caldamente, perché quando il denaro come tale entra così nell'attività nostra come percentuale, quando ci facciamo pagare per le preghiere, allora siamo fuori strada, siamo come i fattucchieri, i maghi, i quali fanno soldi a palate per le loro prestazioni. Noi gratis abbiamo ricevuto e gratis dobbiamo dare. Questo significa che non si può dare il denaro per i poveri, per altre cose, ma non come ricompensa per la guarigione ottenuta. La guarigione la dà il Signore. Non possiamo prendere neanche un soldo come frutto, come grazia data dal Signore
perché la grazia è data da Cristo, non è data da noi. Noi siamo soltanto dei distributori del pane di Dio e per questa distribuzione non possiamo prendere nulla. Questo io lo dico a tutti quelli che sono nel ministero. E siccome c'è la tendenza anche un poco nell'elemento dello spirito a far quattrini, è una strada sbagliata quella di far quattrini. E siccome tante volte noi ci organizziamo e organizziamo per, anche per far quattrini, questo è un male. Dobbiamo noi prendere tanto quanto spendiamo e non possiamo prendere più di quello che noi spendiamo. Questo dovrebbe essere come norma, ossia non dobbiamo guadagnarci, non dobbiamo perderci, è chiaro, dobbiamo avere un certo margine per venire incontro ai bisogni, ma fare delle nostre attività, anche dei congressi che noi facciamo, come una fonte di guadagno, questo è male ed è il tallo, se si dovesse allineare, il tallo del rovente dello spirito. Si va verso la rovina. Questo io lo dico nella libertà dello spirito, perché io sono profeta di Dio. E ricordo un bell'articolo di Cantalamessa che ho letto in questi giorni, dove noi dovremmo limitarci alla profezia e ritornare ad essere profeti del Signore. Ricordo che anticamente noi avevamo i comitati. Adesso noi parliamo di comitato nazionale, comitato regionale, comitato diocesano. Però abbiamo perduto il senso di comitato. Cos'è il comitato? Prendetelo il codice civile italiano e dove c'è scritto comitato. Cos'è un comitato? Il comitato è un gruppo di persone quali raccolgono denaro oppure si adoperano per realizzare un'attività, ma poi realizzato quell'obiettivo e l'obiettivo si dissolvono perché il comitato si scioglie. All'inizio, sotto l'azione dello spirito, si pensò a fare comitati, non associazioni, non gruppo pastorale, gruppo di direzione, tutte queste roba, non gruppo amministrativo, ma comitati, per poter realizzare la realtà che sta sotto l'appellativo di comitato. Tanto che anticamente il comitato si scioglieva. Come si scioglieva? Il primo comitato si andò per esempio a Chiuggio, poi si andò a Milano Marittima, oppure nei nostri primi congressi. Fatta la festa, si vedeva quello che restava, si dava ai poveri, il rimanente, e si trovava a casa senza nulla, in cassa non c'era un soldo. Rimaneva soltanto un segretario, il quale preparava l'altro, e poi si adunavano gli altri per fare un secondo comitato, ma il comitato cessava di esistere, raggiunto l'obiettivo. Questo era l'inizio. Poi le cose sono cambiate. E allora la parola rimane comitato, ma sotto il nome di comitato c'è un'altra realtà. Una realtà di organizzazione stabile, una realtà di pastorale, che non esisteva prima, perché i pastori sono proprio nel gruppo. Non ci sono. Comunque le cose sono cambiate. E allora i profeti avvertono, stanno attenti. L'organizzazione ci vuole, perché siamo una nuova realtà, siamo nella Chiesa, dobbiamo essere visibili, abbiamo bisogno, però stiamo attenti allo spirito del rinnovamento, stiamo attenti a non andare dietro il guadagno, per cui tutte quelle cose che ci sono vanno bene, queste organizzazioni vanno bene, ma attenti al denaro, perché il denaro è il punto debole in cui il nemico ci può attaccare. Ciccio, un culto veneo. Computo dei peccati non suoi, ma dei peccati dei suoi genitori.
E così la famiglia viene purificata e l'ordine viene ristabilito. Questa è la legge della solidarietà, che vige anche nel mistico corpo di Cristo, che vige anche Adamo, Eva, noi perché siamo nei guai, perché Adamo ed Eva mangiare e noi. Sembra così, legge della solidarietà. Però, in quanto alla colpa è diversa, questa è la pena. Quando la colpa è personale, non ci viene imputata la colpa, ma la pena dovuta alla colpa obbedisce alla legge della solidarietà, che però è mitigata perché con il battesimo viene troncata la verità e noi rientriamo in un'altra famiglia, la famiglia di Dio, in cui tutte le colpe della famiglia umana vengono quasi ad essere recise e noi ereditiamo il bene di Cristo e il bene della Chiesa. Questo è un punto un po' controverso quando si parla della guarigione dell'albero genealogico, bisogna stare attenti perché possiamo incorrere anche in errori. La questione non è ancora risolta, sono quelle che praticano la preghiera per il risanamento dell'albero genealogico in maniera esasperata, quelli che non ci credono, però ci sembra una via di mezzo che è quella più giusta, che noi dobbiamo pregare per il risanamento dell'albero genealogico, cioè chiedere la benedizione di Dio sui nostri avi, su di noi e sui discendenti, chiedere la benedizione di Dio. Poi mettiamo tutto nelle mani del Signore. A meno dobbiamo innanzitutto non attaccarci al denaro. E siccome l'attaccamento al denaro è molto facile in tutti, operiamo questo distacco dal denaro. E poi avere sempre i poveri davanti, cioè non usare il denaro per migliorare la nostra vita a scapito di quelli i quali avrebbero bisogno del nostro denaro e languiscono, il ricco e Polone e Lazzaro. Il ricco Polone che faceva male, mangiava e beveva, non faceva male, però se andò all'inferno, si mangiava e beveva. E trascurava di dare al povero Lazzaro. Lazzaro invece andò in paradiso, per cui non trascuriamo i poveri. Abbiamo un occhio particolare per i poveri, perché sono i prediletti di Dio, per cui sì, usiamo del denaro perché il buon Dio ce lo dà. Però abbiamo un occhio di riguardo ai poveri che stanno attorno a noi, perché sono quelli che ci salveranno quando saremo come il cattivo amministratore davanti a Dio. Il cattivo amministratore cosa fece? Quando dice 100, scrive 80, quando 80, scrive 50, per il danno suo. E così nell'ora del giudizio mi accoglieranno nella loro casa. Così Gesù dice: fatevi amici gli altri con la mammona iniquitate, si chiama, col denaro dell'iniquità, facendo del bene agli altri, ai poveri. Per cui ricordiamoci dei poveri, dei bisognosi, di quelli che sono nell'indigenza, e così copriremo i nostri peccati, perché è scritto l'elemosina copre una moltitudine di peccati. È un esercizio di carità.